Buongiorno bella gente, benvenuti nel mio canale, io sono Amal e oggi vi porto una maschera siero per i capelli danneggiati, secchi e crespi. Non per forza devono essere ricci, però questo qua aiuta a nutrire, migliorare l'elasticità dei ricci. Mi raccomando, se vi piace il video lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Cominciamo con la preparazione del nostro siero. È semplicissimissimissimissimo, ci vogliono solo due ingredienti. Ci mettiamo dell'acqua a bollire e aggiungiamo all'incirca un cucchiaio bello abbondante di semi di lino. Lo lasciamo bollire, non tantissimo, all'incirca 10 minuti. Per chi non sa, il seme di lino crea questo gel super mega idratante. È il miglior gel per i capelli ricci, per i capelli danneggiati e per i capelli secchi. E soprattutto combatte tantissimo l'umidità che si crea questi giorni con l'inverno. Con la umidità che c'è, è nemico numero uno per i capelli ricci perché si sfibrano. Ah, e va benissimo anche per i capelli sfibrati. Come vedete l'ho fatto bollire troppo, dovete lasciarlo a fuoco lento. L'ho colato dentro questa bottiglietta e ho aggiunto semplicemente un pochettino di olio extravergine. Se non volete l'olio extravergine potete mettere l'olio di mandorle o se avete l'olio di cocco sarebbe l'ideale. Mescolate questi due ingredienti e il gioco è fatto. Questo siero va benissimo sia per i capelli ma soprattutto per il viso, lascia la pelle spettacolare, soprattutto se volete fare dei massaggi facciali è ideale piuttosto di usare l'olio, usare questo siero. Infatti io quando ho applicato la maschera sui capelli l'ho applicato sul viso e ho fatto la mia routine di massaggio facciale. Se vi interessa vi lascio il link sopra. Dove creo che ho pubblicato solo due massaggi, un massaggio Kuruji per il viso e un massaggio yoga per il viso che aiuta tantissimo a prevenire le rughette che ci danno tanto tanto fastidio, soprattutto nella nostra età, cominciamo a aver cura del nostro viso. Adesso che ho applicato la maschera, l'ho lasciata a riposo per circa un paio d'ore, sono andata a pulire casa, adesso l'ho lavata senza usare shampoo. Per chi mi segue sa che io sono all'incirca 3 mesi che non sto usando shampoo sui capelli, ma li lavo solo col bicarbonato e il cuoio capelluto e dopodiché aggiungo aceto di mela alla fine. Adesso vado ad applicare la mia Lola Cosmetic. Questo qua è un balsamo, aiuta a arricciare i capelli e soprattutto è stricante. E dopodiché metto il gel della stessa marca di Lola Cosmetic, il gel fissante che non impesantisce per niente i capelli e aiuta tanto contro la umidità. Adesso vado a fare un styling davvero molto 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 veloce, semplicissimo. Divido i capelli e comincio a pettinarli col mio pettino marocchino, quello rotondo, economico, che costa sotto l'1 euro, credo sono 50-60 centesimi, dipende dove andate a comprarlo. Questa tecnica io la uso d'estate, quando lavo spesso i capelli, confronto all'inverno ovviamente, se vado al mare eccetera, perché andavo al mare quasi tutti i giorni, quindi li lavo. E uso il pettine marocchino perché è molto più veloce, molto più pratico e il risultato anche è buono, non è per niente male. Ovviamente se usate il pettine Denmon oppure il Flexi Brush il risultato è decisamente più bello, ovviamente, però li dedicate più tempo durante il styling. Io volevo fare una cosa molto veloce, ma il risultato è veramente ottimo. Gente, se vi piacciono i miei video, se vi piace questo video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva sempre tutta la novità. Come vedete nel mio canale ci sono vari video di vari generi, sia per le
gli outfit quando vado a comprarmi delle cose, sia per soprattutto per i capelli ricci, maschere fai da te o prodotti nuovi o prodotti che scopro, tecniche che scopro o tecniche che provo, massaggi per il viso, trattamenti per i piedi, per il corpo. Comunque, se avete qualche richiesta, informazione, volete che vi faccia dei video un po' particolari, più specifici, ben venga. Sono sempre aperta a proposte nuove o idee nuove. E mi raccomando, se avete qualche consiglio o qualcosa, anzi, più che volentieri per migliorare il mio canale, per migliorare i miei video. Io la parte davanti, la divido in questo modo qua, così non mi si creano, le righe laterali o la riga in mezzo, perché mi si dividono i capelli a metà e non mi piace. Quindi quando ho scoperto questa tecnica di fare styling in una maniera orizzontale, riesco a non far venire la riga in mezzo, che mi dà molto molto fastidio, che tra l'altro con me non sta per niente bene. Magari sono un'altra persona, un altro viso, un viso più rotondo, starebbe bene, ma io ho la faccia, il viso molto secco, quindi con la riga in mezzo sarebbe un manico di scopa con i peli in giro. No, direi proprio di no. Quando finisco di fare styling, sempre cerco di toccarmi i capelli, magari ho dimenticato una ciocca, oppure una ciocca che è rimasta secca o non gli è arrivata abbastanza idratazione, perché così riesco a correggere, ovviamente siamo umani, a correggere i punti dove magari non sono arrivata. Adesso vado ad applicare il gel e vado a tamponare i capelli con il gel per migliorare la definizione dei ricci. Adesso col pettine africano cerco di separare le ciocche dalla radice, perché non mi piace quando si creano dei boccoli troppo spessi, perché impesantiscono di più e non impediscono il volume. E a me quello che mi interessa è la definizione del riccio, che sia bello, ma soprattutto la parte più interessante per me è il volume. Però per creare il volume le ciocche non devono essere grandi. Io ho trovato questa tecnica, che è semplicissima: usare il pettine africano per separare le ciocche. Spero che vi piaccia l'idea. Il risultato è favoloso, belli, buon anno a tutti, spero che vi porta tanta tanta abbondanza e felicità. Gatto ha deciso di giocare in questo momento. Belli, mi raccomando, lasciatemi dei commenti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti, ciao!